zombie apocalypse. Buongiorno ragazze mie, buongiorno a tutte e a tutti, come state? Spero bene. Nuovo video, vlog, barra chiacchiericcio anche oggi. Dunque, questo video è di stamattina, ovvero lunedì, non lo so come dire, comunque sì. Come state? Io sto bene. Dunque, siete appoggiati su un mobile, quindi vabbè, non so come farò questo video, però vabbè. E non ho ancora acceso la tele perché non vorrei che facesse copyright col video. Sono a casa, come potete ben vedere anche da dietro il mobile della credenza, perché questo qua è una credenza, non so se l'avete visto. E nulla, quindi stamattina fa un freddo boia. Non è così freddo, ragazzi, devo dire la verità, non fa freddo, ma io sento freddo perché all'inizio sentivo un caldo eccessivo. Stamattina tipo un tempo bianco, così da nulla sento freddo, vabbè, poco, non esagerato, però devo dire la verità, c'è umidità, c'è molta umidità. Questo non da questo non si sfugge, perché c'è molta umidità. E niente ragazze, che si fa di bello? Nulla, io sono qua che sto vagando come un'anima in pena perché non so che video fare, quindi vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Stendiamo un velo pietoso, già. E quindi non lo so ragazze che cosa vogliamo fare, quindi io qua stavo cercando di fare qualche video in più, ma tempo permettendo non riesco mai a fare video come voglio io, vabbè. Poi un po' perché sono stanca e svogliata, un po' perché sono stanca e assonnata, quindi non riesco mai a fare quello che voglio io di video, perché un po' c'è da fare anche qua a casa e non è sempre tutto facile da produrre video e quant'altro. Non perché non li voglio produrre, perché devo ogni volta stare attenta alla casa, a quella, a quell'altra, quindi è un po' una routine troppo velocizzata. Non lo so ragazzi, vediamo un po'. Oggi stamattina volevo uscire, ma ho detto no, non esco, perché tanto cosa esco a fare? Esco per prendermi il freddo, che poi freddo non ce n'è, ma tanto non c'è nulla qui da uscire. Cioè, esci per cosa? Devi farti la spesuccia, farti qualche compra che manco ti serve. La spesa ti serve, nel senso, fare spesa, comprare del latte, del pane, della frutta, verdura, queste cose così ci servono. I beni di prima necessità, come per esempio se ti serve, che ne so, uno Scottex, un dentifricio, o qualsiasi cosa ci serve, ragazze. Questa è la realtà delle cose. A volte se ci manca l'acqua ci tocca di andare a prenderci l'acqua da bere, intendo, ovvio, certo, bella anche tu. È così, l'acqua da bere ci serve, quindi ogni volta ci serve di andare a prendere l'acqua. Vabbè che abbiamo un negozio qua sotto casa, che ci provvistiamo, ci prendiamo l'acqua, ci riforniamo d'acqua, come se non ci fosse un domani, e vabbè. E niente, quindi non so neanche chi sono. Aspetta che lo guardo da qua, che ne sono. Da questo telefono sono le 9:25, andiamo bene. Alle 9:25 e non ho fatto una mazza, vabbè, niente. Già, così è. Eppure che io volevo lavare i piatti e cosa, ma boh, i piatti non ce n'è da lavare. Che ieri sera l'ho lavati tutti i piatti, ma oggi ci sono quelli della colazione, che è tanto. E sì, ragazzi, è così. Quindi non lo so, boh, vabbè. Niente ragazzi, era solo per dirvi che alla fine c'è sempre da fare in tutte le case di noi italiani, quindi vabbè. E nulla, voi che mi raccontate, bella, fatemi sapere qua sotto i commenti
cosa fate di bello al mattino, come vi organizzate e cosa combinate di bello tutto il giorno, tutti i vostri giorni. Vabbè, non sono cavoli miei, ma vabbè, per far sapere un po' cosa combinate di bello. Se lavorate, se studiate, se... Ah, non vi ho detto quasi nulla di me. Alcuni lo sanno, ma alcuni non lo sanno. Voi dite, ma voi di dove... Io di dove sono? Io sono sarda, ma sono italo-americana. Mio padre è in America, mia nonna è sarda. Io sono... allora, mia nonna è sarda come me. Però anche mia madre era sarda, mio padre è... americano e vive in America e si è fatto un'altra famiglia e vabbè, questo lo si sa già. No, ribadisco di nuovo da dove vengo e di che origini sono e soprattutto dove sono io adesso. Io sono qui in Sardegna adesso. Io risiedo in Sardegna, non vi dico dove perché chi è interessato lo sa già. Quindi, ragazze, io sono in Sardegna, sono sarda, sono italo-americana, però nulla. Lì. Perché ho aperto un canale YouTube? L'ho aperto perché mi piaceva molto la cura della persona, la cura della casa e da prima di aprire un canale YouTube però ero sempre interessata al mondo beauty ma anche in primis alla musica perché io sono un'amante vera e propria della musica sia latinoamericano che pop, rock che più ne mette anche la musica sarda perché no e niente ragazze, questa solo per dirvi a voi che mi piace la musica sarda. Niente, eccoci qua, dunque. Ero stata interrotta come al solito, ma vabbè. Quindi, alla fine sto riuscendo a fare molti video. Mi sono rimessa questa giacca perché c'è freddo, ragazze. Non so voi, ma io da me. Qua sta già facendo un po' di freddino, non è molto, come vi ho appena accennato prima, nella clip di prima, però c'è molto freddo, vabbè, sarò io lagnosa, ma vabbè, per non accendere la stufa che spreca un sacco di energia, meglio mi metto questa, come si dice, questo giubbotto, questo giacco, che poi tra l'altro non è strabello perché ho visto che c'era un'altra persona, non voglio dire chi, fare nome, però... Non fa parte di YouTube del mio paese. Mia nonna ha visto che c'era un'altra persona lo stesso non è il massimo, vabbè, comunque mi sa che lo metto solo per stare in casa e niente, quindi boh, non ne ho idea, boh, vabbè. Quindi praticamente tra poco devo fare un altro video dove vi mostro i prodotti finiti, beauty. E basta, Protect Beauty, c'è anche qualcosa di casa, vediamo. Perché non ho idea, ma sinceramente ho terminato un prodotto casereccio, cioè non casereccio, sì, un prodotto di casa dove l'ammorbidente è terminato. Lo vedrete dopo questo video se riesco a caricare altri video, non ne ho idea. Quindi nulla ragazze, stamattina... avevo deciso di fare questo video, di registrare questo video, finalmente lo riesco a registrare, nonostante la beffa che ogni volta venga interrotta, ma va bene così. Tanto mi sta arrivando una spezza di notifica che non posso nel telefonino perché sto registrando con l'iPhone 7 e voi direte quanto è vecchio questo telefono, vecchio un tanto, va ancora il suo bel lavoro e non vedo perché lo devo buttare, anzi è molto buono quindi finché ce l'ho lo uso, niente. E nel frattempo nulla, stavo pensando di fare qualche foto su Instagram ma non so ancora di cosa quindi vabbè, dettagli, niente. Guardavo attorno qua se c'è qualcosa in disordine ma deduco di no, quindi anzi vedo che non c'è nessun disordine quindi faccio qualche foto su Instagram e poi non lo so, vediamo. Quindi niente. L'ho fatto vedere questa borsa? Sì, penso di sì, è bellissima, mi piace morire. Anche se questa tracolla
Non c'entra un bel niente con questa borsa, ma ne ho un'altra che è di là. Aspettate, ve la faccio vedere. Salve, questa borsa qui che vi ho fatto vedere nel montaggio dell'altro giorno, cioè in un altro video. E questa è la borsa che in questione, che è troppo bella, ma è un pochino così tanto ingombrante, ma vabbè, dettagli. E mi piace, stra piace, ma indosso poco e nulla, non capisco il perché, ma vabbè. E niente, è bella, una specie di spaziosa dentro. Vabbè, c'è un mondo dentro, perché non so se capisci, ma c'è tanto dentro. C'è tanta roba, non sto neanche lì a farvela vedere, però è così. Qualcuno compie gli anni oggi? Molto bene, fantastico, auguri. E niente, quindi sì, perché da Facebook potete sapere che intanto quando registro i video mi arrivano le notifiche, quindi vabbè, niente, oltre che da Telegram e nulla. Quindi che dirvi di innovativo? Nulla. Questa borsa mi piace un sacco, ma la uso poco. Vabbè. Cosa mi stavo dicendo? Ah, sì, che appunto sono sarda e quindi nulla. Lo sapete già. Cosa volevo dirvi? Nulla di che. Adesso ragazze, vi saluto e faccio un altro video. No, mangiare ce l'ho già fatto. Non mi ricordo per niente. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. Se questo video appunto vi è piaciuto lasciate un bel like. Sono un po' impappinata stamattina, non so cosa mi sta succedendo, ma sorvoliamo che è meglio, va? Lo so che non ho detto nulla di che, però ho detto poche cose perché raga. Oh, la fretta di fare un altro video, perché poi devo buttare quei prodotti, non posso mica lasciare perenne lì buttati sotto la scrivania. No, non è il caso, c'è la mondezza lì. Quindi adesso io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, like e di supporto. Non l'ho detto all'inizio, mi dimentico sempre, non so per quale cavolo di motivo, ma vabbè. Commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao, a dopo.